L'eleganza dell'unico vestito di Luigino Bruni, dal Messaggero di Sant'Antonio del gennaio 2020, pagina 15. Benché la nostra cultura, e forse ogni cultura, associ i suoi valori positivi a qualche forma di ricchezza materiale, spirituale, morale, affettiva, in realtà anche la povertà ha i suoi valori, le sue virtù e anche la sua bellezza. L'Occidente, e in modo particolare il capitalismo, ha costruito la sua civiltà sull'idea che molte cose sono meglio di poche e che quindi l'accumulo e la somma di beni siano parte essenziale del benessere. L'Oriente, si pensi alla saggezza di Gandhi, per molto tempo l'ha pensata diversamente e credeva che la felicità consistesse nell'educazione dei desideri, nell'apprendere l'arte di godere di quanto già si ha, e di non coltivare l'invidia e la rabbia per quanto non si possiede. Ma non sono stati i valori del poco a diventare i valori dell'economia capitalistica, ancor meno di quella post-capitalistica, dove dalla somma siamo passati alla moltiplicazione, in una insaziabilità che costruisce il primo motore del nostro modello di sviluppo. Non siamo contenti, pensiamo che la scontentezza sia legata al non avere ancora abbastanza. Ci affanniamo per aumentare le cose, per accumulare. Ci accorgiamo poi che quei beni agognati non ci fanno felici, ma pensiamo che ciò dipenda dal non possedere ancora abbastanza. E la giostra continua a girare e il PIL a crescere grazie alla nostra infelicità e alle tante illusioni. È un gioco che va avanti da secoli, ma oggi l'analfabetismo spirituale ci impedisce di riconoscere la grande illusione, ci ha presentato il gioco come la realtà e noi gli abbiamo creduto. Ricordo molto bene mia nonna Marietta perché ha avuto il dono di una lunga vita e io il dono di averla avuta con me da adulto. Era povera, anche se non indigente del necessario, era contadina con sette figlie femmine. Quando da bambino andavo alle feste del suo paese, lei indossava il vestito buono dei giorni speciali. Ricordo che era sempre lo stesso, anche perché lo usava solo per poche ore, per la messa in genere. E poi riposto e custodito gelosamente dentro il cellophane con naftalina. Ma quella sua tipica eleganza, quel modo di vestire con una dignità diversa, quella discrezione naturale, quell'insieme di timidezza e di orgoglio per indossare qualcosa di bello, perché raro e gelosamente custodito, non li ho più rivisti nei molti vestiti delle sue figlie e delle sue nipoti, pur dignitose e bellissime come lei. È l'eleganza dell'unico vestito, che è molto simile a quella degli uccelli del cielo, che vince quella di Salomone e dei suoi 1000 vestiti, che supera persino quella della regina di Saba, che deve essere stata davvero stupenda anche nei suoi meravigliosi vestiti, tanto che essa stessa fu colpita dagli abiti dei lavoratori della reggia di Salomone. Quell'eleganza dell'unico vestito l'ho invece rivista molte volte nei miei viaggi in Brasile, in Africa e in Asia. Lì, incontrando uomini poveri e soprattutto donne povere, ho rivisto quel vestito di mia nonna e con esso ho rivisto la sua splendida dignità. È parte della ricchezza della povertà saper valorizzare e custodire le poche cose. Una custodia che valorizza ed esalta quei beni. C'è una felicità tipica nel sapere che quella cosa che possiedo è l'unica, è rara. E invece la grande illusione del capitalismo è convincere che niente è unico, niente è raro, tutto può essere moltiplicato all'infinito. È questa la sua promessa di vita eterna delle cose e quasi anche nostra. Se avessimo conservato i valori di quelle donne contadine del secolo scorso, non avremmo certo depredato il pianeta, non daremo vita a nessun nuovo modello di sviluppo, se non reimpareremo ad apprezzare la ricchezza del poco. Come disse Gesù, cercate prima il regno, prima il tesoro vero, e poi il resto vi sarà dato in aggiunta. Gesù non
non insegnava di certo la povertà estrema, non insegnava di certo ad essere proprio nullatenenti dal punto di vista materiale, e quindi che dobbiamo soffrire la fame, la privazione del necessario. Non insegnava questo, ma Gesù piuttosto insegnava che dobbiamo possedere di certo il necessario per vivere, il minimo necessario per vivere, ma piuttosto dobbiamo possedere i valori umani, la morale, la dignità e anche la fede. La fede in Dio, che alcune persone possono avere, altre persone possono anche non avere. Però, come dico sempre io, la fede è di certo una marcia in più, e quindi beato, beato a chi ce l'ha. Cercate prima il regno, disse Gesù. Abbiate fede in quel regno, nel regno di Dio, che dovete imparare a vivere dapprima qui, in questa vita, su questa terra, in questa vita, con la conoscenza e con le opere. Dobbiamo avere fede, dobbiamo conoscere Dio, dobbiamo conoscere gli insegnamenti di Gesù, ma li dobbiamo anche mettere in pratica. Come disse San Paolo, la fede senza opere è morta. Quindi, purtroppo noi oggi viviamo in un mondo dove l'esteriorità, le apparenze, le preoccupazioni mondane prendono quasi tutta la nostra vita, quasi tutta la nostra psiche, quasi tutta la nostra mente, e ci allontanano, ci estraniano dai valori morali che donano all'essere umano dignità, donano all'essere umano quel supervalore cui Gesù, cui Dio ci richiamano ad avere e ad essere, ad avere un supervalore, quel supervalore che è la dignità, e ad essere degni. Ma noi purtroppo pensiamo troppo all'avere materiale, all'avere i beni di fuori, i beni esteriori, piuttosto che all'avere i beni che appartengono alla nostra sfera spirituale e che poi ci fanno essere degni, ci avvalorano, avvalorano la nostra persona, avvalorano la nostra persona. E quindi, come diceva anche mia nonna, l'importante è che vestiamo ordinati, vestiamo puliti. L'importante è l'igiene, non è tanto quanti vestiti abbiamo, ma piuttosto l'igiene della persona, la pulizia dei vestiti che indossiamo, e soprattutto e anche i valori umani, i valori spirituali che ci fanno apprezzare.
ci fanno apprezzare pienamente, ci fanno apprezzare di più ciò che già abbiamo e non ci fanno pensare sempre a ciò che potremmo avere e quindi vorremmo questo, vorremmo quello, dobbiamo comprare quello, dobbiamo trovare quello, dobbiamo prendere quello, dobbiamo possedere quello, dobbiamo rubare quello, dobbiamo sempre questa brama di possesso, questa brama di avere, di avere, di avere, e siamo sempre infelici. Gesù disse: non preoccupatevi tanto dei tesori materiali, perché la ruggine consuma, la tignuola lo stesso, i ladri scassinano e rubano. Piuttosto pensate a trovare prima il regno dei cieli, prima i tesori spirituali dentro di voi che ci rendono, ci preparano, ci rendono degni del regno che poi Dio porterà sulla terra, del regno giusto che quando tornerà Gesù, Dio Padre porterà sulla terra, ove i valori rispetto al capitalismo in cui viviamo saranno sovvertiti. Non sarà tanto importante avere quanto essere nel regno di Dio che verrà. E quindi Gesù ci richiama ad essere piuttosto che ad avere. Fatelo già da adesso, siate già da adesso così virtuosi, degni, giusti, amanti della giustizia, amanti delle cose che contano davvero e che restano, piuttosto che delle cose che passano, che noi lasciamo qui, perché le cose materiali alla fine dei conti sono tutte un prestito, poi le lasciamo tutte e ce ne andiamo. E cosa ci portiamo con noi? Le cose che restano, ci portiamo con noi il regno di Dio che Gesù ci chiama a trovare già in questa vita.